braccia. Quali sono i migliori paravambracci per il Krav Maga? I paravambracci generalmente vengono utilizzati da chi ha particolari problematiche a livello del braccio, da chi è particolarmente leggero, perché chiaramente allenandosi anche con persone più grosse rischia letteralmente di farsi veramente male alle braccia, e dalle donne che chiaramente non hanno piacere ad avere segni sulle braccia e dover dare spesso poi spiegazioni su perché hanno questi segni. I paravambracci devono avere delle caratteristiche molto simili a quelli dei parastinchi, cioè devono avvolgere veramente molto bene. Prendi quelli che siano preformati possibilmente, e comunque devono avere un sistema di velcro estremamente solido, in modo tale che non si muovano, altrimenti dopo il primo bloccaggio, il secondo bloccaggio, è possibile che si spostino e l'effetto del paravambraccio va completamente eluso. In questo caso, rispetto ai parastinchi, il paravambraccio a calza va molto bene, anzi in certi casi anche meglio. È facile da infilare, facile da togliere, perché non dobbiamo toglierci niente dalle mani. Un altro elemento importante è che siano chiaramente traspiranti. Ah sì, piccolo trucco. Generalmente i parastinchi per bambino vanno molto bene come paravambracci per adulto.